Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia. Ma certo, voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli. E se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho impoverito altre chiese, accettando il necessario per vivere allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, eppur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone, nessuno mi toglierà questo vanto in terra d'Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Parola di Dio. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro,
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci insegna qual è il rapporto corretto per metterci davanti al Padre. E da quel rapporto corretto, che viene sintetizzato da Lui nel Padre nostro, deriva anche quello che è il rapporto vero, autentico tra di noi. Se siamo figli di un unico Padre, siamo anche fratelli. Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi la legge nuova, la giustizia nuova, di cui Gesù è stato il maestro, il testimone. Il compimento della legge è l'amore. E questo amore da dove deriva, da dove viene? Viene solo da Dio, perché Dio è amore. Lui è il Padre di tutti noi, colui che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, perché per il Signore non ci sono, in fondo, figli cattivi, non ci sono neanche nemici. Dio non ha nemici. Dio ha solo figli e vorrebbe che tutti i figli davvero arrivassero a Lui, al suo cuore. Ecco perché Gesù con le parole di oggi ci dice qual è il modo autentico di metterci in rapporto con Dio, con il Padre di tutti. Gesù dice anzitutto di non sprecare le parole quando preghiamo. È una domanda interessante questa da fare a noi stessi. Quando noi preghiamo, sprechiamo parole? Com'è la nostra preghiera? Nasce davvero dal cuore o è solo la ripetizione delle labbra che dicono parole, parole, no? Ma magari il nostro cuore sta da un'altra parte. La preghiera non è un fatto magico. Dici una formuletta, la ripeti e poi ottieni un certo risultato. La preghiera, ci fa capire Gesù, è una questione del cuore. Stai parlando con qualcuno che ti ama, che è tuo Padre, che ti ha dato la vita, che veglia su di te continuamente. È un rapporto sincero, vero, profondo, perché tra l'altro questo Padre conosce la nostra vita meglio ancora di noi stessi e la porta nelle sue mani. Ecco perché nel Padre nostro c'è la sintesi di ogni preghiera, c'è la sintesi di tutto il Vangelo. Se ogni nostra preghiera di qualunque tipo, in qualunque momento, non ha lo spirito del Padre nostro, non è una vera preghiera cristiana. Può essere una ripetizione di parole. Ecco perché Gesù inizia con quella parola, Padre, e Padre nostro. Non ci ha insegnato a dire Padre mio, come a dire noi siamo davvero tutti fratelli e ci rivolgiamo a Lui con questo spirito di fratelli. Ecco perché Gesù poi conclude la preghiera del Padre nostro sottolineando una delle cose che ci fa chiedere nel Padre nostro: se perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Come dicendo,
quella richiesta, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, viene commentata da Gesù, è l'unica che commenta del Padre nostro. Perché? Perché se non ci mettiamo in questo spirito di saperci accogliere, perdonare nella nostra diversità, come facciamo a chiamare Dio Padre? Se non ci sentiamo fratelli, come possiamo rivolgerci davvero a Lui? Chiediamo allo Spirito Santo di poter davvero pregare come ci ha insegnato il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova. Fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro, affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento, e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con una vita santa. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.
Buongiorno Tenente Colonnello Antonio Troisi, a lei la parola. Buongiorno a voi dallo studio, quanti ci seguono su TV 2000. La grafica satellitare per la giornata di oggi ci mostra un Mediterraneo occidentale interessato da un sistema frontale ben organizzato che sta portando instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Pertanto la giornata di oggi, che risulterà estremamente evolutiva, vedrà precipitazioni a carattere temporaneo sui rilievi che saranno per la maggior parte ancora legate all'evoluzione diurna, ma anche a caratteristiche frontali ben precise. Andiamo con ordine però alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, a partire dal settore settentrionale. Sul settore settentrionale avremo cielo irregolarmente, ma anche molto nuvoloso sui settori alpini, prealpini, ma anche appenninici e pedemontani adiacenti di Liguria ed Emilia-Romagna, con locali precipitazioni che risulteranno a carattere per lo più temporalesco durante le ore centrali della giornata, assumendo, come detto, caratteristica frontale sul settore occidentale, caratteristica di evoluzione diurna sul resto del settore. Scarsi fenomeni di precipitazione possibili sulle aree pianeggianti, dove sarà per lo più sereno, poco nuvoloso. Sul settore centrale peninsulare avremo un cielo parzialmente nuvoloso sul versante tirrenico, maggiori addensamenti fino a irregolarmente o molto nuvoloso sulle aree appenniniche interne, con locali precipitazioni possibili a carattere temporalesco durante le ore calde della giornata. Sereno poco nuvoloso sulle regioni adriatiche, velature alte e sottili sulla Sardegna, con senza possibilità di fenomeni. Siamo al settore meridionale, con una nuvolosità irregolare sul versante tirrenico, quindi Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, localmente Sicilia nord-orientale. Qui non si escludono fenomenologie precipitative che saranno però a carattere di piovasco o pioggia, quindi nulla di particolarmente intenso. Sereno poco nuvoloso sul versante adriatico e su quello ionico, così come sull'isola, sulla Sicilia, come detto. Siamo adesso ai venti, la circolazione si dispone alla luce di questa configurazione dei quadranti meridionali sul versante tirrenico, con una ventilazione debole sudorientale, quindi di scirocco, su Sicilia e Sardegna, con rinforzi su quest'ultima fino a moderato. Tale ventilazione si estenderà anche sulle aree altotirreniche sulla Liguria. Sul resto della nostra penisola, ventilazione assente o per lo più a regime di brezza lungo le coste. I bacini saranno mossi, lo stretto, il canale di Sardegna, il mare di Sardegna, poco mossi gli altri bacini. Siamo alle temperature che nei valori massimi faranno registrare un aumento quasi ovunque, eccetto che sulle aree interne, quelle interessate dai temporali che abbiamo descritto poc'anzi. D'altra parte le minime hanno fatto registrare un aumento, siamo quasi ovunque oltre i 20 gradi, pienamente in regime estivo. Ecco, anche per la giornata di oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro una buonissima giornata a voi dallo studio e a quanti ci seguono su TV 2000. Il tempo potrà anche essere instabile, ma chi è sempre stabile è il nostro tenente colonnello Antonio Troisi. Grazie, e il meteo di bel tempo si spera ritorna domani. Sigla.